L'Italia è fallita l'anno scorso. Gli ultimi sondaggi lo danno al 17%, virtualmente il secondo partito d'Italia dopo il PD. Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è la novità delle prossime elezioni politiche. I tradizionali partecipazione di tutti i cittadini alla politica attraverso lo strumento del web, lotta ai privilegi della cassa con abolizione dei maxi stipendi dei vitalizi, riduzione a 2 mandati per i parlamentari e per qualunque altra carica pubblica, e poi tanto spazio alle questioni energetiche e all'ecologia. Sono solo alcune delle proposte che si possono trovare nel programma del Movimento, scaricabile online dal sito ufficiale di Beppe Grillo. Signori, stiamo per affrontare qualcosa di straordinario, scrive Beppe Grillo nel suo comunicato politico numero 53, delle elezioni in Parlamento e elezioni via web. Sì, perché il web è lo strumento di partecipazione per il Movimento 5 Stelle, tanto che anche le candidature per le prossime elezioni regionali e politiche sono state mandate via web. I miei soldi me lo dici prima dove vanno a finire? Io voglio decidere se fai un inceneritore, se mi fai un'autostrada, se mi fai un ponte, voglio decidere io. Per conoscere meglio la realtà del Movimento abbiamo parlato con un gruppo di attivisti milanesi in occasione del banchetto informativo organizzato un sabato pomeriggio. Coinvolgere il cittadino sui problemi soprattutto di zona. Quindi cerchiamo di incontrare, di pubblicizzare quello che stiamo facendo. Vi fate molti banchetti, molte riunioni? Certamente, riunioni quasi settimanalmente, ci ritroviamo per discutere di vari argomenti citati prima, sul trasporto soprattutto, zona 30, amianto. E più persone abbiamo e più gruppi di lavoro possiamo instaurare. Ma in una giornata come questa che avete qua il vostro gazebo ci sono tante persone che vengono a chiedervi. Potrebbero essere un po' di più, però ce ne sono. Alcune sono molto critiche, a parte i piccioni, e altre sono interessate. I grillini non sempre amano i giornalisti, infatti al nostro arrivo subito ci rimproverano di dedicargli attenzione solo adesso che crescono nei sondaggi. Non sono molto contento per il fatto che prima non nessuno ci dava retta un minimo. Adesso siete sull'onda di tutti i giornalisti e tutte le televisioni. Questo è un po' paradossale, nel senso perché che adesso comunque l'informazione si rende conto che siete comunque un fenomeno in ascesa, quindi giustamente dovreste dare garanzia anche alle minoranze, che una volta eravamo 2%, non c'era nessuno, adesso siamo al 25% e siete arrivati tutti. Questo non è giusto neanche. Dovevamo venire anche prima. Bravissimo, quello sì, questo sì, ve lo devo dare atto. Che vi siete sbagliati. Questi attivisti lavorano sul territorio, sono stati eletti nei consigli di zona. Alcuni di loro hanno dato la loro precandidatura online per le prossime elezioni regionali. Mentre li intervistiamo, anche loro hanno le telecamere accese rivolte verso di noi. Nel momento in cui facciamo per esempio un'intervista di 2 ore, per dire, no, e lei vuole per esempio tra virgolette manipolare, ripeto, sono molto critico, lei strappola le cose che io ho detto sbagliate, automaticamente manda solo quelle, io automaticamente, magari non so parlare bene l'italiano, magari sbaglio qualche congiuntivo e di conseguenza io, diciamo, viene sdiminuito il valore che è il movimento, che in realtà non sono io il movimento, ma siamo 20.000 a Milano, 20.000, no uno, uno... che uno vale uno. Dopotutto non è che è composto solo da me. 20.000 significa 20.000 energie, 20.000 persone che possono sprigionare un'energia incredibile. Questo è il programma ufficiale del Movimento 5 Stelle. Basta andare sul sito di Beppe Grillo e scaricarlo. In queste 15 pagine è racchiuso il pensiero politico del Movimento. Noi l'abbiamo letto e commentato insieme ad alcuni attivisti milanesi, che ci hanno spiegato come intendono realizzare alcuni dei punti e ci hanno raccontato la loro idea di politica e partecipazione. Sappiamo che in Italia abbiamo referendum che non sono propositivi, ma soltanto referendum abrogativi, per cui quello che si vuol fare è introdurre uno strumento, quindi quello del referendum, che sia anche propositivo. Quindi che non vada a togliere, che so, una virgola all'interno di un decreto legge piuttosto che di una delibera, ma che appunto il referendum venga visto anche come una proposta. Ci deve essere molta più informazione, i cittadini devono essere informati e a un certo punto dobbiamo finirla con quella che è stata l'ostruzionismo del quorum, che è servito praticamente a... Ci vorrà che un po' di gente vada a votare, no? E beh, a un certo punto chi c'è, se si decreta se che... Se si va a votare in 10, allora deve essere lo stesso. Ma allora, vuol dire che... Chiedo, ecco. Sì, vuol dire che
gli altri, che so, 60 milioni di cittadini non hanno recepito l'importanza di quel referendum, sono 10, è assurdo, no? Spero che non sia mai, si vada a votare in 10, nel momento in cui saranno 10 e quei 10 esprimono la loro opinione, quello è quello che vale. Il bilancio partecipativo e deliberativo, ecco cos'è. Si potrebbe fare in qualsiasi comune, quindi se ci fosse la volontà da parte delle amministrazioni di non decidere il bilancio su come si devono investire, no? A priori, nel senso a priori, diciamo in due o tre assessori o comunque insomma nell'ufficio di giunta, ma che si dicesse ai cittadini: benissimo, il bilancio del comune di Milano è 1 milione, no? 1 miliardo di euro, in quali settori volete investirlo? Quindi sono i cittadini che esprimono la loro. Perché l'eliminazione dei cassonetti? Perché là si è visto proprio a livello mondiale, da San Francisco, anche in molte città italiane, dove addirittura superiamo in percentuale come raccolta differenziata San Francisco, quindi Novara, Pordenone. Allora, si è visto che la raccolta differenziata che funziona meglio è quella porta a porta, cioè quella che praticamente riesce ad individuare dove il cittadino va a depositare i suoi rifiuti. Quindi i cassonetti diventa un luogo anonimo dove praticamente non c'è nessun controllo di tutto. E quindi in pratica addirittura se tu con i cassonetti non puoi attuare delle politiche, cioè se tu vuoi fare una politica punitiva o anche premiante, perché attenzione, quello che ci dovrebbe essere poi riguardo ai rifiuti, ci dovrebbe essere una politica premiante per chi differenzia di più. In molti comuni si va verso i termovalorizzatori, è una cosa tremenda, perché sappiamo benissimo che i termovalorizzatori non sono altro che inceneritori mascherati da cui si produce energia, però non puoi produrre energia da un rifiuto perché ti produce inquinamento e che produce tumori. Taglio degli stipendi a tutti i parlamentari. Quanto dovrebbe guadagnare? Attenzione, noi abbiamo stabilito una cifra oscillante tra 3.500 netti e 2.500. Quindi, netti. Sì, quando si parla di 5.000 credo ci si riferisca al lordo. Quindi all'abolizione dei finanziamenti elettorali, visto che rimborsi elettorali, se i partiti rinunciassero ai rimborsi elettorali darebbero anche un po' di soldi. Avete restituito, no, in Sicilia? Sì, forse un po' meno, però, perché poi tieni presente che è cambiata la legge, però il segnale è quello: rifiutare i rimborsi elettorali.